Con questo video tutorial vediamo come spostare il pulsante per il login, no? Che attualmente è richiamato dalla scritta Collegati che è presente nel menu orizzontale, quello per soggetti, di posizione. Lo cambiamo spostandolo da questa zona, cioè dal menu orizzontale per soggetti, al menu superiore, lo mettiamo di fianco a contatti. Vediamo un po' come fare. Per prima cosa entro nell'area di amministrazione. Entro nell'amministrazione e per prima cosa lo tolgo dalla posizione lì in alto, che in realtà era all'interno del file del tema della testata, che è header.php. Quindi vado in bacheca, aspetto, editor e mi cerco il template header.php, cioè la testata. Scendo giù. Andiamo a vedere un po' dove lo troviamo. Ecco qua. No, vedete, no? PHP, se la funzione esiste, qui mi mette il menu. E poi qua, vedete, mi apre, no? Questo elenco puntato aggiuntivo, e tra l'altro è relativamente corretto perché è una seconda lista affiancata alla precedente, e la togliamo tutta. Dall'inizio di lista, il tag UL, al tag LI, che è voce di lista, che contiene, vedete, no, PHP WP underscore login out, e poi la chiusura della voce di lista e la chiusura della lista. Cancello e vado ad aggiornare il file. Vediamo se è vero che è andato via. Vado in CMS per la scuola, cioè nella mia vista, vedete che qua non c'è più. Non c'è più, cioè nel menu orizzontale, quello per soggetto. Adesso vogliamo inserirlo di fianco a contatti. Benissimo. Torniamo in bacheca e in questo secondo momento dobbiamo invece lavorare sui menu. Andiamo in bacheca, aspetto menu e aggiungiamo un pulsantino al menu superiore. Quello che vedete, il menu 1, che è quello più in alto di tutti, che è il menu superiore. Quale pulsante? Aggiungeremo un link. Il link alla finestrella con il modulino d'accesso per il login ha il nome uguale al sito, in questo caso all'ardiz.info/corso, nel vostro caso sarà, non so, www.miascuola.gov.it/, e poi basta aggiungere wp-admin. Ecco, e poi l'etichetta, cosa scriviamo? Possiamo scrivere collegati oppure possiamo anche scrivere login, e mettiamo aggiungi, e clicchiamo su aggiungi al menu. Vedete, va qua nell'ultima posizione, in realtà quello è un menu allineato sulla destra, per cui dobbiamo metterlo per primo se vogliamo che appaia alla destra di tutti. Salva il menu. Adesso andiamo qua di nuovo a visualizzare. Ecco, vedete che compare in questa posizione. Ecco, chiaro, l'unica seccatura in questo caso è che compare sempre la scritta login, sia che voi siate loggati o meno, però l'effetto voluto è stato raggiunto. Ritorniamo nella nostra bacheca e per uscire, logout. Andiamo a vedere che non sia sparito. Torniamo al nostro sito e vedete che compare qua in alto nella posizione che avevamo voluto. Ovviamente noi possiamo anche o non metterlo del tutto, dicendo ai redattori di andare a scrivere dopo l'indirizzo del sito wp-admin per loggarsi, oppure a volte si può mettere anche in fondo nel footer.